Ciao a tutte ragazze, eccomi tornata qui con un nuovo video. Questo è il video in collaborazione con Angela, quindi il progetto Smaltimento Prodotti. Un bacio Angela, ciao. E spero di mettermi in riga con tutti gli altri video, dato che il video di luglio e di agosto sì, l'ho caricato a fine settembre e quindi non volevo caricare il video di settembre, dei prodotti finiti di settembre a fine ottobre, quindi vediamo se riesco a caricarlo abbastanza presto. Comunque, ho smaltito un po' di prodotti, non sono tantissimi. Comunque, vi mostro subito ciò che ho smaltito. Iniziamo subito da una maschera. Questa qui conteneva, della Geomar, conteneva due confezioni. Questa e una che stava sotto, che però ho buttato e non ci ho pensato. Comunque, ho ottenuto la parte più importante, questa qui. Come vedete, due applicazioni c'è scritto. Maschera viso nutriente vellutante con pappa reale e burro di karité. Eccola qui della Geomar. Questa l'ho pagata, quindi due applicazioni che però io l'ho utilizzata due volte per applicazione, quindi ben quattro ne ho fatte, perché veramente veramente tanta in ogni spazietto e in ogni parte, e l'ho utilizzata quattro volte, quindi devo dire che mi ci sono trovata veramente bene. Qui dice rapida 5 minuti, infatti io l'ho tenuta per 5 minuti spalmata su tutto il viso tranne il contorno occhi, quindi l'ho tenuta per 5 minuti e poi dopo l'ho risciacquata, l'ho tolta con una spugnetta o comunque con un panno in mussola, e devo dire che subito dopo la pelle è davvero liscia, quindi veramente idrata la pelle, quindi è anche vellutante, infatti la pelle è molto molto liscia al tatto, e quindi mi piace molto. Ho comprato un'altra maschera che però è un altro tipo, comunque non è questa, sempre della Geomar, sempre con due applicazioni, e quindi poi dopo quando la userò vi farò sapere. Comunque questa è finita. Ho finito anche i dischetti struccanti, questi qui della Fior di Magnolia, li ho finiti, e adesso ne sto utilizzando un altro, altri dischetti che ho trovato all'Ipercoop in offerta, comunque poi ve ne parlerò. Comunque questi dischetti io mi ci trovo bene, costano 89 centesimi se non sbaglio, e sono 120, non mi si rompono, non si aprono mentre mi strucco, però sto utilizzando anche altri per togliere lo smalto, quindi sono buone anche per quello, e quindi mi ci trovo bene. Altra cosa che ho finito, finalmente aggiungo, queste salviettine qui struccanti Nicole, 40 salviettine struccanti, le ho pagate 1 euro, dice per tutti i tipi di pelle, ma boh, le ho pagate 1 euro queste 40 salviettine. Ce l'ho veramente da un sacco di tempo, proprio tantissimo, tipo da quest'inverno. Le ho comprate pensando che fossero buone, invece devo dire che non mi piacciono affatto, infatti non le ricomprerò mai più, oppure se le ricompro è solo perché costano poco e le utilizzo come ho fatto appunto per finirle, vale a dire quando pulisco i pennelli sulla mano, oppure faccio qualche gli swatch e gli swatch, e quindi li devo togliere dalla mano, oppure mentre mi trucco, che faccio, pulisco il pennellino dell'eyeliner sulla mano, oppure il fondotinta, il correttore, quindi tutte queste cose qui non le utilizzo per struccare il viso o gli occhi, perché non struccano veramente niente. E poi sembra che quando appunto le prime volte che l'ho utilizzato per struccare il viso, seccavano tantissimo la pelle tirava troppo, e quindi ho preferito evitare, ho preferito non usarle più per il viso. Comunque sono queste qui, se le ricomprerò è perché, cioè, le utilizzo in questa maniera che vi ho detto, diciamo per pulire gli swatch, questi spignattamenti vari, diciamo così. Invece, delle salviettine che mi sono piaciute tantissimo sono queste qui della Cadei, con acido ialuronico e vitamina E, ce la possiamo fare, per una pelle elastica e idratata, formula indicata anche per la pelle delicata del contorno occhi. 25 salviettine struccanti anti-age. Allora, io queste qua sono dermatologicamente testate, senza parabeni e senza allergeni. Queste salviettine qui me le ha inviate la Cadei per provarle, per testarle, e devo dire che mi sono trovata molto 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 bene. Queste salviettine struccano, hanno
mi lasciano una bella sensazione sulla pelle, non tirano affatto e struccano perfettamente anche il trucco waterproof. Io so che si vendono da acqua e sapone, ma nella mia città ovviamente non esiste acqua e sapone e quindi devo un po' vedere se le riesco a ritrovare. Dovrebbero costare intorno ai 3-4 euro nemmeno, intorno ai 2,53 euro e 3,50, comunque in quella soglia lì, e sono proprio queste qui e mi piacciono tanto, quindi se le trovo le ricompro sicuro perché mi sono veramente veramente piaciute. È questo. Altre cose che ho terminato, ovviamente il mio solito deodorante Nivea, questa volta ho conservato la confezione. Questo qui è ottimo, mi piace tanto la profumazione, mi piace la durata perché dura veramente un sacco, e non lascia gli aloni, proprio come dice, non lascia gli aloni né sulle maglie scure né sulle maglie chiare, e quindi questo lo continuerò a comprare come già detto e ridetto e ridetto e ridetto e ridetto. Comunque andiamo avanti. Altro deodorante che ho terminato è stato questo qui della Dove Beauty Finish, vediamo un po', questo qui, è senza alcol, io compro i deodoranti sempre senza alcol perché con l'alcol mi bruciano, qui dice con minerale perlescente, però non so quanto possa essere vero. Comunque, questo deodorante qui è un deodorante nuovo, qui c'è scritto proprio nuovo, della Dove, l'ha acquistato mia mamma e come l'ho provato gliel'ho rubato perché mi piaceva troppo. Anche questo dura tanto, non brucia perché ovviamente è senza alcol, anche qui dice 48 ore di durata, quindi come l'altro, quindi dovrebbe essere, cioè dura davvero tanto come l'altro, ha una profumazione buonissima, infatti comunque continuerò a comprare questi deodoranti finché insomma ne trovo un altro, questo qua è veramente buono e quindi mi piace tanto e quindi continuerò a comprarlo, ha una profumazione dolce ma fresca allo stesso tempo, non so definire gli odori. Non so proprio definirli, però mi piace tanto questa profumazione. Se avete l'occasione, provatela. E questo. Ultimi due prodottini che ho terminato, eccoli qui, sono due ciprie. Yeah, ce l'ho fatta. Allora, ho finito la Complexion Perfection. Vi dimostro che è vuota. Eccola qui, con lo specchione. Ciao, ciao. Evviva, vedete quanti. Sì, vabbè, basta. Comunque l'ho finita. La confezione non la butto perché può essermi utile per metterci delle cialdine dentro. Quindi penso che farò una palettina personalizzata. Boh, non lo so, qualcosa mi inventerò. Comunque, anche perché la confezione è molto resistente e compatta, quindi mi piace. Comunque, parliamo della cipria. Allora, la cipria era formata con quattro colori: il verde, il celeste, il giallo e il rosa. Vabbè, poi mischiata tutte insieme dava comunque era una cipria trasparente. Mi fissava bene il trucco, mi lasciava una pelle setosa. Non sfarinava, cioè si sì, era molto polverosa come ovviamente le ciprie, però non dava la sensazione di polveroso sulla pelle, non mi sbiancava e mi fissava veramente il trucco per tantissime tantissime ore. E niente, quindi se ho l'occasione, non so se la ricomprerò, meglio sì, penso di ricomprarla, però non adesso perché comunque ho utilizzato, adesso sto iniziando ad utilizzare il barattolone della Fix & Matte, mi pare della Essence, e quindi penso che sarà in una cosa infinita con lo scatolo, e quindi preferirò aspettare un po' prima di comprarla. Comunque penso che se farò un ordine Elf, questa sicuro la inserisco. Altro prodotto che ho terminato, sempre di Elf, è questa cipria qui, la Mineral Booster. Come potete notare, lo scatolino è vuoto. Io l'ho già lavato. Questo qui lo utilizzerò per mettere anche quella di Essence, così evito, il problema è come metterla, perché come si apre il tappo e si chiude il tappo c'è la nuvola di cipria trasparente in giro. Comunque era questa qui, la Sheer, ed è questa qui la confezione piccola, 4,8 grammi, c'è scritto in minuscolo, 4,8 grammi, e questa è la confezione piccola che veniva intorno ai 3,50 euro, 4,50 euro, non ricordo. Comunque devo dire che anche questa mi è piaciuta tanto come cipria, è una cipria che
è trasparente, o perlomeno non, a me non dava l'idea del, cioè no, a me non colorava il viso, era un tipo sul rosa, però non mi dava, non mi faceva il viso rosa, anche se alcune persone ho sentito faceva questo brutto effetto, però a me tranquillamente la mettevo, non dava questo brutto effetto di, non lo so, boh. Avendo un sottotono giallo, la cipria rosa non fa un bellissimo effetto. Comunque, devo dire che questa cipria mi è piaciuta tanto. L'ho finita in 6 mesi, nemmeno, perché l'ho aperta prima dell'estate, quindi in 2-3 mesi l'ho finita e mi piace tanto, però non penso di ricomprare, non penso di ricomprarlo, oppure se ricompro, ricompro questa confezione piccola, non quella grande. Niente, comunque ve la consiglio, provatela perché comunque è un prodotto valido, magari a qualcuno piace tanto e insomma scopre un prodotto nuovo, va. E comunque e questa qui è anche terminata. Allora, questi sono tutti i prodotti terminati di questo mese. Volevo però farvi vedere anche dei piccoli acquistini che ho fatto proprio una mezz'oretta fa alla Coin. Ho acquistato, è arrivata la collezione, quella nuova permanente, anche quella tipo siti e qualcosa, insomma, e ho preso i due ombrettini, due Stay All Day, questi qua, il rosa e il viola e il rosa è questo qui, ecco, queste qui sono le colorazioni, le ho swatchate, però non penso si veda moltissimo con la luce, ecco, forse un pochettino sì, comunque il viola e il rosa è un po' più chiaro. Il viola è molto carino, è un viola con dei glitterini rosa all'interno, mentre il rosa è un rosa dorato. È molto 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 carino. Io il rosa ero un po', non sapevo se prenderlo o meno, però poi ho notato che ho fatto bene perché può essere utilizzato anche come base per le scente per poi applicare sopra degli altri ombretti. Devo dire che mi piace tanto. E anche il violetto è un bel viola, è un bel viola, un bel viola, sì, è un bel viola, appunto, basta. E poi ho comprato anche questa, dato che il mio top coat di Essence, io uso quello, sempre questo della Studio Nails, però quello normale stava, cioè si sta, se sento che è più pastoso del solito, e quindi ho voluto proprio prendere questo nuovo, che dice Top Sealer Eye Gloss. Questo qui dovrebbe smalto da brillante per un effetto gel, applicare dopo aver fatto asciugare bene lo smalto, e va bene, quindi è un sigillante ultra brillante, quindi dovrebbe garantire una brillantezza superiore a questo, diciamo, a quello normale. Vabbè, volevo anche farvi vedere le mie unghie un po' esaurite, queste qui con i pallini. Lo smalto azzurro è lo smalto, uno smalto nuovo di Essence che ho acquistato, magari vi lascio il nome da qualche parte. E niente, io come al solito ho parlato tantissimo, vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao ciao!